Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video vi farò vedere gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, direi nell'ultimo mese, nel mese di gennaio, che sembra un mese infinito. Me ne sono accorta leggendo i post su Facebook di gente che prendeva in giro il mese di gennaio dicendo che appunto sta durando troppo. E in effetti, cavolo, è vero, perché mi sono resa conto di aver fatto un sacco di acquisti durante i saldi, dopo i saldi e ancora siamo a gennaio e non è normale questa cosa. Comunque, inizierei subitissimo col farvi vedere le cose che ho comprato, partendo da Bath & Body Works, che è stato il mio primo, sono stati i miei primi acquisti durante i saldi. Diciamo che le cose che ho preso di Bath & Body Works sono alcune in bagno già finite, già usate, quindi vi farò vedere quelle che ancora non ho usato. E mi sento di straconsigliarvi questi saponi qua. Io questo ancora non l'ho provato, è il Vanilla Chai, però ci sono un sacco di fragranze, un sacco di profumazioni buonissime. Quello che mi è piaciuto di meno forse è quello al biscotto di pan di zenzero, non so perché puzza, sento che puzza, ad Antonio piace tantissimo, infatti l'ho tenuto fuori comunque, così quando mi viene a trovare lui usa quello e io uso l'altro, che adesso non ricordo qual è quello che mi piace di più, però vabbè, ce l'ho in bagno. Qua li vedete liquidi, ma una volta che schiacciate l'erogatore escono tipo a mousse e sono bellissimi, per me non sono data in faccia. Vi fate le coccole alle mani mentre ve le lavate, perché è proprio divertente lavarsi le mani con questo. Secondo me, tra l'altro, è una cosa anche carina da far lavare le mani ai bambini con questi qua, che sono i Gentle Foaming Hand Soap. Perché si divertono dato che esce la schiumetta, insomma secondo me potrebbe invogliarli di più a lavarsi le mani. Ci ho dato dentro anche con le candele, infatti ho comprato le Vanilla Bean Noel e questa qua Flannel, poi ho preso anche quella che ho già acceso al sapore di ciambella Donuts. Queste qua non vedo l'ora di accenderle, anche se qua è finito il Natale, però io continuerò a utilizzare fragranze natalizie, e questa soprattutto Flannel perché sa di pulito, buonissima, veramente molto molto buona. Mi sento di consigliarvi tra l'altro anche le candele di Bath & Body Works. Non durano tantissimo, proprio perché la cera è diversa, io sono abituata dalle Yankee Candle, però il profumo che hanno è tutta un'altra cosa, cioè veramente queste vi profumano casa in poco tempo. Questo è un altro Gentle Foaming che ho comprato al Snow Kissed Citrus, infatti questa qua mi sa che è un'edizione natalizia che non troverete più, però se andate da loro sicuramente troverete tante altre fragranze super buone. Una cosa che mi sento di farvi vedere e chiedervi appunto se l'avete mai provato e come vi trovate, sono questi aromatherapy degli steamers per la doccia. Per noi sfigati che non abbiamo la vasca da bagno e non possiamo farci le ballistiche, Bath & Body Works ha pensato di creare questi dischetti da mettere per terra nella doccia, in modo che l'acqua calda che finisce sopra questi dischetti genera vapore insieme a questi dischetti, si era capito, insomma. Fanno effetto ballistica e effetto sauna, vapori in doccia. Non li ho ancora provati, infatti adesso mi sono ricordata di averli comprati, li proverò, vi saprò dire. Fatemi sapere se li avete provati e come li trovate. Ho trovato scontati questi jeans di Tommy, che secondo me sono super carini. Non mi convincevano appena li ho presi, però una volta provati mi facevano una vita talmente stretta, un culo talmente grande, che mi sono detta sì, ok, li devo prendere. Sono super carini, neri, morbidi al tatto, con la scritta Tommy Jeans qua dietro. Sono a vita alta, molto aderenti, però verso la fine rimangono abbastanza larghi a sigaretta. Infatti potete farci il classico risvoltino oppure tenerli lunghi. Io li ho provati sia col risvoltino che senza, appunto mi piacciono molto di più col risvoltino perché sono meno anni 2000, ecco. Dov'è la busta di Yamamai? Ah, vabbè. Da Pull & Bear ho preso questo maglione che purtroppo, quando era andata verso fine novembre, inizio dicembre, l'avevo trovato identico, però nella taglia L. L'avevo provato, mi era piaciuto tantissimo, ma costava la bellezza di 40 euro. E 40 euro per un maglione del genere, anche no. Cioè, non copre niente e sinceramente 40 euro, no. A questo giro l'ho trovato scontato, l'ho pagato 15 euro, e purtroppo però non ho trovato la L, ho trovato la S, che mi sta malissimo, infatti non mi piace. Fa una specie di boffa sulla pancia, ingrassa tantissimo e non so perché l'ho preso, forse perché speravo che la S mi stesse identica alla L non avendolo provato, invece no, fa schifo. Sempre da Pull & Bear, che devo andare a lavare e stirare perché è tutto ciancicato, ho preso questa specie di camicia vestito. Anche qua avevo provato la taglia più stretta e purtroppo io, avendo il seno grosso e le spalle larghe, non riuscivo a muovermi, quindi ho dovuto prendere una L anche qua. Ed è molto carina perché in realtà fa da vestito e con sopra un maglione, le calze e i Dr. Martens, secondo me
fa la sua porca figura, cioè non lo so, l'ho immaginata così anche con le parigine, no? Molto carina. Mi piace un sacco anche il colore, perché come vedete è un terra bruciata, con tutti questi fiorellini un po' vintage. Anche qua da Pull & Bear ho trovato questa felpa completamente nera, non ho preso una taglia extra large perché non c'era, questa qua mi pare che è la M. Copre abbastanza, mi piace un sacco il fatto che sia semplicissima, nera, e la cercavo da un sacco, da mettere anche con la tuta e cose un po' così, ecco. Io da Primark non trovo mai niente da vestire, è raro che trovo qualcosa. Sto giro ho trovato delle cose carine. Questo maglione, che è un semplicissimo maglione morbidoso, super elasticizzato, blu scuro, anche qua una taglia gigante, con queste maniche quasi a pipistrello, perché come vedete non hanno molto, non hanno la cucitura stretta ma hanno la cucitura larga. Ho preso questi due pacchi di ciglia finte, queste che mi sembravano veramente belle perché sembrano su più livelli le ciglia che ci sono qua, un po' effetto spettinato, non sono perfettissime, queste qua sono le deluxe. E poi queste qua le ho prese in realtà perché, come sapete, ultimamente, infatti le ho già usate, sto utilizzando, se avete visto l'ultimo video, l'ultimo tutorial, le ciglia finte tagliate verso la fine per dare questo effetto un po' occhi da gatto. E niente, ho preso queste qua che mi sono sembrate abbastanza economiche, 6 euro, 5 paia di ciglia finte, posta da tagliare e da utilizzare solo nella parte finale. Non sapete che gioia fare questi video? Così poi posso buttare tutto a lavare e iniziare a mettere i vestiti, perché alcuni in realtà li ho già utilizzati, però adesso posso utilizzarli tutti. Sempre da Primark ho preso questi jeans a vita alta, super iper stretti, completamente neri, gloria passione nero, perché da quando ho questo colore di capelli mi ci trovo tantissimo con i vestiti super neri, il trucco super dark. La cintura invece, come vedete, simil Gucci, poraccia, con due cerchi anziché le G. Questa qua viene da Tally Vile. Questi jeans mi sento di consigliarveli perché sono veramente comodi, super elasticizzati, a vita alta, comprimono allo stesso tempo, mi fanno un culo da paura, veramente molto molto belli. Anche qua era un po' che non andavo da Tally e ho trovato un po' di cosine, tipo questa magliettina qua, mi sono fatta un outfit, e questa magliettina qua che è già super conciata. Mi piaceva il colore, non tanto la scritta quanto il colore e il fatto che fosse leggerina da utilizzare sia in questo periodo con sopra dei maglioni o dei cardigan, sia proprio in estate. Sempre da Tally ho preso questi jeans, anche qua neri, però un nero un po' più grigiastro. Mi piace un sacco questo jeans perché ha un effetto rovinato vintage anche qua. Il fatto che abbia i bottoni, non la cerniera, mi piace tantissimo, è semplicissimo, ha degli spacchi sulle ginocchia e alla fine, come sempre, li fanno corti e sono un po' più larghi rispetto a tutti gli altri jeans che ho preso, infatti sono un po' più dei mom jeans. Sempre da Tally ho preso quest'altra maglietta barra felpa, maglia elpa, con il fondo tutto rovinato apposta e il cappuccio rosa, bellissima, mi piace un sacco il colore, il fatto che tenga tanto, veramente tanto, tanto caldo. Sempre da Tally ho trovato quest'altra maglietta che non è a collo alto ma arriva in questo punto qua, mi piace un sacco il taglio di questa maglietta, il fatto che sia a tre quarti e che è super morbida e abbastanza spessa, quindi già solo con questa morite di caldo. Cose inutili, qua ho preso tre paia di calze. Questo è un bomberino corto, veramente pesante, vi tiene un caldo assurdo, mi piace un sacco il colore, appena l'ho visto ho detto no, deve essere mio. Ho pagato veramente pochissimo perché appunto l'ho preso da Primark, che sapete che lì i prezzi vi lanciano dietro la roba. E questo è stato il bomber che ha avuto più successo sulla mia pagina Instagram di ogni vestito che abbia mai fatto vedere. Tutti voi aspettavate di vederlo e di sapere da dove provenisse, quindi eccovi svelato l'arcano, viene da Primark. Raga, questo è bellissimo, è tipo un vestito di jeans, ovviamente anche qua nero, con tutti i bottoni, super iper semplice, è un jeans elasticizzato, vi lifta le poppe e rimane appunto a gonna abbastanza corta. Via tutte queste buste! Sempre da Primark, anche qua io ho passione calzini, veramente. Che palle sto coso, ha rotto guts. Ho preso le cozy socks, tre paia, non so perché c'hanno la fissa delle cose a tre e queste paia di calze super morbidose da tenere in casa quando non ho voglia di mettere le ciabatte e stare con i piedi super caldi. E per completare l'opera, siccome avevo già preso dei cuscini da Primark che sono là e non riesco ad alzarmi a prenderli, sono azzurrini pagati 5 euro 8 euro con la coperta che ho messo sul divano, ma tanto poi la vedrete nelle storie, ho voluto prendere anche questi altri cuscini qua che sono di un colore bellissimo, non vedevo l'ora di farveli vedere anche questi per poterli poi mettere sul divano e riempire il divano di cuscini. Tra un po' non si vede più il divano e si vedranno solo i cuscini. Ah! No! No! Non è finita qui perché sono andata anche a fare acquisti pazzi da Yamamay e ho voluto prendere
Allora, no, iniziamo dalle cose fighe, veramente fighe. Tipo questo, che è una... questa è una vestaglia semplicissima. Era scontata e l'ho voluta prendere per fare la sex in casa, per sentirmi un po' Blair. Blair Waldorf, che volendo si potrebbe anche utilizzare proprio come kimono per uscire, perché no? Poi mi sono autoregalata, visto che io sono veramente una fan sfegatata dei corsetti, guardando Gossip Girl sono andata in fissa con l'intimo, quindi mi sono autoregalata questo corsetto con reggiseno e reggicalze, cose sexy così a caso. Non contenta, sono andata anche da Intimissimi. Ho sempre preso un sacco di reggiseni, ho speso un sacco di soldi per i reggiseni e non mi sono mai trovata bene, perché già dopo una settimana i reggiseni che avevo preso iniziavano ad allargarsi tipo qua, oppure le coppe cedevano, non mi sono mai trovata bene. Quindi ho voluto dare una chance a Intimissimi, non avevo mai comprato niente da Intimissimi. Ho preso anche un reggiseno che avvolge il seno in una maniera pazzesca, comunque molto simile a un altro che c'è qua dentro che ho preso. Il miglior reggiseno per chi ha la coppa larga di sempre, della vita. Ho preso questo che è un po' stupido, cioè non è che regge tanto bene, però mi piaceva perché era carino e mi piaceva il fatto che dietro avesse questa cosa qua. Il reggiseno in questione, che è simile a quello che indosso, solo che è un altro modello, l'ho preso chiaro e l'ho preso nero. Questo qua si chiama Sofia, però quello che ho su ha un altro nome, ma è molto simile. Ve lo giuro, regge le poppe, che è una meraviglia. Cioè, è qualcosa di strepitoso, io credo di non aver mai provato un reggiseno così comodo. Poi ho preso quest'altra vestaglietta, che pensavo fosse per stare in casa, invece si può utilizzare proprio anche per uscire. Molto molto carina, un po' svolazzante, leggera per la primavera. Ho fatto scorta di mutande, cose che vi risparmio. Come vedete ho fatto un sacco di acquisti molto molto vari tra di loro. Io spero vi sia piaciuto questo video, se così fosse lasciatemi un bel pollice in su e fatemi sapere nei commenti qual è il vostro prodotto preferito, il capo barra oggetto per la casa preferito. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!